Buonasera e benvenuti a questo talk, questa serata sulla salute è una scelta. È sicuramente un tema molto importante, molto gettonato, quello della salute e l'aspetto della scelta che vedremo perché questa salute che è così importante per la vita di tutti è in grande misura una nostra scelta. E il motivo è anche molto semplice, perché è il risultato di quello che noi facciamo in grande misura, ed è lo stile di vita, è lo stato mentale, l'atteggiamento mentale, l'attitudine mentale, psicoemotiva, è il regime alimentare, è il dormire, è l'esercizio fisico. Sono tutte cose che noi scegliamo o non scegliamo di esercitare, di fare, di mettere in azione e lo sappiamo che l'esercizio fisico, l'attività fisica è importante, fa bene, con moderazione, però non tutti fanno esercizio fisico. Sappiamo che l'alimentazione è importante, però molti mangiano male, lo sanno che non mangiano sano. E quindi ecco, questo è fondamentalmente nell'essenza il motivo per cui la salute davvero è una scelta. E questo discorso vuole essere abbastanza generico e molto anche pratico, proprio perché siamo di fronte a una situazione, un quadro dal punto di vista della salute delle persone che non è buono, che non è buono per niente, dove le statistiche parlano chiaro, dove abbiamo tante persone, troppe persone, la maggior parte delle persone che non sta bene. Abbiamo letteralmente, per esempio, negli Stati Uniti il 75% della popolazione americana è in sovrappeso. Il 75%, di cui il 38-39%,
Quindi arrotondando 40% è clinicamente obeso. Abbiamo una popolazione dove una persona su due, quasi una persona su due, quasi il 50% della popolazione muore di malattie di cuore, malattie cardiovascolari. Una persona su tre muore di tumore e una persona su due o è diabetico o è prediabetico. E tutte le altre patologie, malattie croniche sono in aumento esponenziale. E lo sappiamo. Alzheimer, Parkinson, artrosi, artriti, problemi a livello gastrico, gastrointestinale, intestino irritabile, problemi di affaticamento cronico, fibromialgia, problemi di depressione che sono aumentati in maniera allarmante negli ultimi 5 anni. E quindi ti viene naturalmente da chiederti perché. Perché questa pandemia di malattie croniche. Ed è certo, sicuramente, quando consideriamo anche che ogni anno spendiamo sempre di più in medicinali, sempre di più in interventi, sempre di più in farmaci, sempre di più di tutti questi espedienti, di interventi di vario genere, e lo stesso abbiamo una situazione così tragica, così drammatica, così disastrosa dal punto di vista per quanto riguarda le malattie croniche. L'anno scorso solo negli Stati Uniti, solo in un anno, sono stati spesi quasi 3 trilioni di dollari in medicina. Un trilione sono 1.000 miliardi, quindi all'incirca 3.000 miliardi di dollari, e i dollari sono più o meno molto vicini all'euro, quindi quasi 3.000 miliardi di euro spesi solo in medicina, solo in America. E qual è il grande beneficio da questi costi astronomici? È che la gente, è che le persone non sono mai state così male. E non sono mai state così grasse, obese, così diabetiche, così ipertese, così malate dal punto di vista cardiovascolare, dal punto di vista neoplastico, dal punto di vista neurodegenerativo, e non sono mai state così depresse. Quindi ecco, questo libro, La salute è una scelta, è questo discorso vuole dare delle semplici risposte, soluzioni e risposte, ma molto semplici, quelle che più o meno dettate dal buon senso. E buon senso in inglese si chiama common sense. Common sense, buon senso. Common sense, che letteralmente sarebbe il senso comune, che poi lo traduciamo in buon senso, però ecco, è common sense, ovvero il senso comune. Quindi se si chiama il buon senso senso comune, uno spererebbe che questo buon senso fosse più comune, più diffuso, ma a quanto pare non lo è. Oppure lo è e molti, la maggior parte, non gli importa. Magari sanno cosa è bene fare, però
non è abbastanza importante. E quindi non è abbastanza importante vuol dire che non è non è a un posto abbastanza alto nella propria scala valoriale. E magari sulla scala valoriale ci mettiamo altre cose come avere la macchina nuova, avere il vestitino nuovo, avere la moto, cose di questo tipo, però poi la salute, il benessere, ecco che scende sempre di più nella scala valoriale. E se non ha una giusta priorità, ecco che non gli diamo importanza e quindi non facciamo le cose che sappiamo dovremmo fare per stare meglio. Quindi questo non voglio che sia un discorso della grande illuminazione di cose che non sappiamo, perché le sappiamo. Il buon senso, di nuovo il senso comune, che poi non è così comune, però ecco, un minimo di buon senso l'abbiamo tutti. Quindi ecco, quando le dirò queste cose non sarà l'illuminazione di cose mai sentite prima, infatti, e non voglio neanche renderle tale se potessi, perché non voglio. Le voglio rendere cose veramente così semplici e anche in un certo senso anche ovvie. E quindi in questo modo diventa sempre più imbarazzante per l'individuo, per la persona, per il soggetto dire, caspita, queste cose così lampanti, così chiare, che le capisco e che in fondo si sanno, non le sto facendo, che farebbero la vera differenza, un'enorme differenza. Non solo dal punto di vista della salute fisica, ma nella salute mentale, per il benessere psicofisico. E questo vuol dire per stare meglio, per vivere meglio, per godersi meglio la vita, per stare bene sostanzialmente, effettivamente, stare bene. La salute è una scelta. In certi programmi c'è anche il sottotitolo che scegli di star bene, che continuerebbe un sottotitolo, in questo libro non c'è quel sottotitolo, è un programma straordinario, fenomenale, eccetera, ma il sottotitolo è anche per alcuni programmi, sempre comunque dello stesso messaggio, è scegli di star bene, scegliamo di star bene. Però si pensa che invece il benessere dipenda di più dalla macchina, non lo so, per me, non è vero. Per me il mio benessere è il risultato di un sistema mentale, psicofisico, emotivo, spirituale, centrato, connesso, integrato, allineato, in armonia, in sintonia con la mia saggezza, come dicevamo prima, di nuovo, con il mio buon senso, con il nostro intuito. E quindi ecco, quando poi ci rendiamo conto che queste cose sono così ovvie, ecco che ci sentiamo veramente in imbarazzo nei confronti di noi stessi. E questo è buono, questo è sano, perché ecco che adesso le facciamo queste cose, le mettiamo in pratica. Quindi, quindi la salute è una scelta, comprendiamo che appunto sono cose, come l'abbiamo citate, regime alimentare, lo sappiamo. Perché invece mangiamo male? Non lo so, ma io non mangio porcherie. Perché poi c'è la cosa, ci sono delle idee, dei pensieri fuorvianti, che sono anche abbastanza comuni, per esempio, le cose sane non sono buone, non sono piacevoli, non sono gustose, non sanno di nulla. Invece le cose non sane sono buone e gustose. Ma io questa idea non la condivido. Ovviamente citando il regime alimentare, che non è la cosa più importante, io direi che la cosa più importante è il proprio atteggiamento
mentale, psicoemotivo, spirituale. Questa per me è la cosa più importante, perché poi determina se uno le farà o meno tutte queste belle cose dell'alimentazione, dell'esercizio fisico, dell'organizzarsi per dormire bene. E quindi ecco, l'atteggiamento mentale, il nostro stato mentale, spirituale, psicoemotivo è al primo posto. Comunque, parlando dell'alimentazione, che è una cosa molto pratica ed è importantissima comunque, ci sono delle idee, molte persone che pensano appunto che le cose buone non sono sane, perché le cose sane non sanno di nulla, invece le cose non sane sono buonissime. Ma io non la condivido affatto questa idea, non la credo e quindi non mi comporto di conseguenza in quel modo. Per me, anzi, i cibi più sani e genuini sono quelli più gustosi, anche perché effettivamente, realmente è proprio così, gli alimenti più sani sono quelli più ricchi di minerali, di vitamine, di antiossidanti. Sono tipicamente quelli biologici o biodinamici o addirittura selvatici, hanno un sapore, un gusto intensissimo, profondissimo, straordinario. E un'insalata fatta con ortaggi, verdure, di appunto di una coltivazione psicodinamica, ha un gusto eccezionale, un sapore eccezionale. I pomodori, quelli sani, chiamiamoli, più sani sono, ma che possono essere quelli proprio quelli del tuo orto, del tuo giardino. Sono una bomba di sapore e lo stesso vale per qualsiasi altro ortaggio. Più naturale è, più è proprio più naturale, più ricca la terra e quindi più ricca, più ricco di minerali è l'ortaggio, più il sapore ha. Infatti il gusto cos'è che lo dà? È l'ortaggio, sono i minerali. Per questo in un qualsiasi cibo, una fragola, infatti lo sappiamo, certe anche le fragole o i pomodori o l'arancio o qualsiasi frutto o qualsiasi ortaggio, lo sappiamo, un'albicocca. Oggi come oggi trovare un'albicocca, una pesca che sappia, noi sappiamo che invece magari ci ricordiamo l'orto del nonno, l'esperienza spirituale quando abbiamo dato un morso alla pesca dell'albero, degli alberi del nonno, eccetera, di tanti anni fa, era un'esperienza spirituale. Nel senso, era talmente appagante, un gusto, un sapore straordinario. Oggi andiamo nei supermercati, lo sappiamo benissimo, la frutta non ha più gusto, i pomodori non sanno di nulla. No. Quindi ecco già, poi ovviamente quando li metti insieme tutti questi alimenti, ecco che fai delle pietanze, dei piatti, delle insalate che hanno dei gusti eccezionali. Quindi ecco, già partire da questo presupposto che la salute è una scelta ed è anche una scelta non tanto per stare solo tanto per stare bene, ma per il piacere proprio di vivere con più piacere, con più sapore, con più gusto. Quindi il mangiare sano è un mangiare più gustoso per me. E come sappiamo, quando è una nostra percezione, è realtà. E poi io, come ho detto, appunto, ecco, lo sappiamo che il cibo standard. Poi ecco, però ci sono delle cose che ovviamente possono essere manipolate, le salse, che però quello veramente è andare a cercarselo, mangiare come si chiama in inglese, junk food. Il junk food è il cibo spazzatura.
cibo spazzatura è il fast food, il cibo spazzatura sono i Mars, gli sneakers, che sono delle bombe di zucchero che drogano le persone e che ormai, ecco, essendo proprio, cioè è una droga fortissima, l'abbiamo dimostrato ripetutamente, l'abbiamo visto le ricerche che hanno dimostrato che lo zucchero è una droga più assuefante che dà maggiore dipendenza della cocaina di vari mammiferi, topi, scimmie, e quindi l'abbiamo visto questi studi che hanno proprio confermato ripetutamente il potere addictive, ossia di dare dipendenza, di creare dipendenza. Allora ecco, poi quando uno ha la dipendenza, è certo che ha, ecco, però ecco, la dipendenza è molto, la dipendenza da zucchero è molto semplicemente risolvibile come interrompendo, facendo stop allo zucchero, e nel giro di pochissimi giorni ecco che incominciamo a riscoprire i gusti, i sapori degli alimenti. Comunque l'aspetto anche della salute e dello star bene è molto importante, quindi sia l'aspetto, perché per fare una cosa la persona deve avere delle ragioni, delle motivazioni, un perché, se no non cambia. E cambiare regime alimentare, agli italiani cambiare regime alimentare non è facile, e non è neanche, non c'è neanche bisogno di stravolgere il regime alimentare tipico degli italiani, perché in molte aree del paese si mangia molto sano quando le abitudini sono molto in linea con la cosiddetta dieta mediterranea, per esempio, ossia un'abbondanza di verdure ci deve essere, un po' come vivono e come mangiano, ma in tanti paesi, un po' in tutte le regioni. È solo che nelle grandi città poi c'è la tendenza a pervertire le belle, sane, vecchie abitudini dei nonni, perché ecco, i nonni, per esempio in Sardegna, che è famosa in tutto il mondo, la Sardegna, per essere una regione particolarmente longeva, dove abbiamo le persone più longeve del pianeta, super centenari, che superano i 110 anni di età, con le facoltà mentali intatte, perfette, si ricordano tutto, ecco. E quindi dove le malattie croniche sono veramente rare. Lo vediamo anche negli altri paesi in giro per il mondo, in Giappone, per esempio, a Osaka. La domanda, ci sono alcune domande che, per esempio, quali sono le principali abitudini di vita sbagliate che l'autore identifica come cause di malattie croniche? Le principali abitudini di vita sbagliate che l'autore identifica. Quindi quali sono? Sono quelle, la principale, lo devo dire, è lo zucchero. Lo zucchero che è la causa di tante malattie croniche. Perché lo zucchero è la causa di così tante malattie croniche? Perché è uno degli alimenti in assoluto più infiammatori. E oggi come oggi la scienza sta sempre di più dimostrando che l'infiammazione cronica è il denominatore comune delle malattie croniche, della pressoché quasi totalità delle malattie croniche, come l'ipertensione, come il diabete, come il colesterolo, malattie cardiovascolari. Quindi ecco, se noi vogliamo, come si suol dire, tutte le strade portano a Roma, e il denominatore comune è lo zucchero. E per zucchero non intendo soltanto il saccarosio, lo zucchero bianco, lo zucchero da tavola, mi riferisco a tutti quei carboidrati raffinati
E quindi un abuso, per esempio, delle farine bianche raffinate. E quindi ecco che tutti i carboidrati raffinati, in particolar modo per esempio, il glucosio di fruttosio. Molto raffinato, processato, che lo troviamo in tanti prodotti confezionati. E quindi ecco, questo è uno degli elementi che poi crea un altro fattore che lo troviamo che accomuna tante patologie croniche, che è l'insulinoresistenza. E il ruolo dell'insulina negli ultimi anni è Parlo anche già anche di decenni, però sai, per arrivare poi alle persone nel quotidiano passa sempre almeno qualche decennio. Però ecco, negli ultimi decenni abbiamo scoperto che il ruolo dell'insulina è cruciale nella creazione, nel ruolo di causa delle malattie cardiovascolari. E ritengo che appunto le malattie cardiovascolari, abbiamo detto prima, che sono il killer numero uno al mondo, ecco che sapere qual è la causa principale è un fattore potentissimo, è proprio questo: insulinoresistenza, infiammazione cronica, stress ossidativo. E sono tutti meccanismi che vengono innescati o peggiorati dallo zucchero e da tutti gli alimenti ad alto indice glicemico. Quali strategie proponi per prevenire le malattie croniche? Quindi, quali strategie? Questa è un'altra domanda. Le strategie che propongo per prevenire le malattie croniche. Sicuramente la prima strategia che proporrei per prevenire le malattie croniche è uno stile di vita sano. Per stile di vita, quindi molto semplice, uno stile di vita sano, che vuol dire una mente sana, quindi un atteggiamento mentale sano, costruttivo, potenziante, e uno stile di vita che comprende, lo ripeto, un atteggiamento mentale, dormire bene, fare esercizio fisico e l'alimentazione. L'alimentazione è davvero un po' il fondamento. È quello che subito dopo l'atteggiamento mentale è il fattore che più incide e conta. Però l'aspetto mentale, psicoemotivo, spirituale non è così semplice da prendere in esame e risolvere, cosa che invece è molto più semplice cambiare alimentazione. E l'alimentazione, cambiandola, cambia anche il sistema ormonale, cambia anche i meccanismi energetici, quindi abbiamo più energia. Ci aiuta già a respirare meglio, a vivere meglio, a dormire meglio, una alimentazione sana. Un'altra domanda è: come si può applicare il principio "la salute è una scelta" nella vita quotidiana? Il modo più semplice è quello di aggiungere, quindi alla domanda come si può applicare il principio "la salute è una scelta", è quello di aggiungere alcune cose sane nello stile di vita che uno già sta facendo. Quindi non prevede necessariamente l'eliminazione di quello che uno faceva prima, che poi lasciamo che sia il buon senso a rendersene conto. Perché quando cominciamo a riscontrare, constatare, riconoscere che quello che adesso stiamo facendo, le nuove abitudini ci portano benessere, ci portano vitalità, ci portano energia, ci portano più gioia, più felicità, ecco che viene molto naturale, molto automatico abbandonare le vecchie abitudini cattive, quegli approcci che invece non ci facevano dormire bene,
non ci facevano stare bene a livello fisiologico, a livello organico, a livello energetico. Questo è importantissimo, perché non è che uno mangia per riempire lo stomaco, uno mangia per avere più benessere, per generare più benessere, per stare bene. E questa è una nuova componente che si sta diffondendo sempre di più a livello internazionale, finalmente, ma è sempre una parte minoritaria delle persone che si sta svegliando a queste nuove priorità. Comunque, un altro approccio molto semplice è quello di farsi delle domande con se stesso e chiedersi se uno davvero vuole accontentarsi dei vari disturbi che affliggono la stragrande maggioranza delle persone, o se si vuole accontentare di quello che appunto passa al convento, che sono farmaci, qualsiasi cosa, sono farmaci. Iperglicemia, ecco che sono farmaci, antiglicemizzanti, insulina, e abbiamo detto prima, soltanto la punta dell'iceberg dei problemi dell'insulina, sono una miriade, sono le lacerazioni che crea l'insulina nell'endotelio, nel rivestimento interno delle arterie. Allora ecco che per ripararle arriva il colesterolo e altre sostanze, fibrina e altre sostanze, calcio, ed ecco che si incominciano a formare queste placche. Ma è stata causata proprio da questa infiammazione di base, che il responsabile più grande è l'insulina. E chi è che produce l'insulina? Abbiamo detto proprio da che cosa inizia e qual è il modo più semplice proprio per intervenire, che è quello di togliere lo zucchero. Ed è lo zucchero la sostanza più infiammatoria, proprio a causa l'elemento, l'agente che più proprio incide nel creare l'infiammazione è l'insulina. L'insulina. Ed ecco che invece che trattare e intervenire risolvendo il problema alla base, e il problema alla base è sempre quello di cambiare stile di vita, in presenza, per esempio, di un iperteso. E sappiamo quali sono i rischi dell'ipertensione, della pressione alta, in presenza di fronte a un diabetico. E sappiamo quali sono le conseguenze, i rischi del diabete. Cecità, catarratta, amputazioni, infarti, insufficienza renale. E il farmaco non li risolve questi problemi. Quali sono i cambiamenti più significativi che l'autore suggerisce di fare nella propria dieta? Ecco, dipende appunto, in linea di massima, per esempio per il diabetico è molto semplice, perché questo è importante, che se uno entra in azione nel risolvere il diabete nell'unica maniera, l'unica maniera disponibile per guarire il diabete, è un cambiamento nel regime alimentare, è un cambiamento nello stile di vita, in primis nel regime alimentare. Cambiare alimentazione è l'unico modo. E cos'è che invece si fa? Si prescrivono farmaci. E perché? E io non è questo una critica a nessuno, di certo non a medici, o tantissimi amici medici che ho avuto modo di proprio conoscerli e scoprire, tutti i medici che hanno un cuore più grande dell'universo, sono totalmente in buona fede, hanno un impegno, una devozione, hanno una vocazione per la professione, naturalmente, e hanno, non lo vedono come un lavoro, come carriera, professione, lo vedono come una vera e propria, esatto, hai indovinato, missione. Sono straordinari. Sono una grandissima ispirazione. Quindi non è lì la problematica per quanta grande l'amorevolezza che hanno
e la dedizione, l'impegno, possono solo fare quello che gli è stato insegnato di fare. E il protocollo, i protocolli, i piani di studi in facoltà di medicina sono dettati dalle grandi industrie. E le grandi industrie non sono interessate all'alimentazione, per dirla in maniera semplice. E lo si sa, e queste sono cose che sappiamo, sono anche state riscontrate nei giornali medici più rinomati, autorevoli, prestigiosi al mondo, come il New England Journal of Medicine, come il JAMA, il Journal of the American Medical Association, come il Lancet, eccetera. E sono stati riconosciuti questi dati, si sanno, però non si cambia. E quindi ecco che qual è l'approccio? È la farmacologia, farmacologia, farmacologia. E voglio anche spezzare una lancia a favore della farmacologia, perché per varie patologie, ma non croniche generalmente, ma in futuro poi è possibile anche per quelle croniche, ma qua parliamo di fantascienza e ci credo anche che avverrà. Uno dice, ah, io aspetto la fantascienza. Va bene, uno aspetta, sceglie quello. Però non lo so se è la strategia più sensata e più sana, ecco, visto che non sappiamo quando questa fantascienza diventerà realtà. Arriverà, arriverà, ma ancora non c'è. E quindi al momento quello che abbiamo, la cosa più potente, e poi vediamo l'esercizio fisico, la cosa più potente è il cambiamento dello stile di vita, perché quindi ecco l'approccio delle quantità così notevoli di medicinali e farmaci che si fa abitualmente in America. La persona comune sopra i 65 anni prende comunemente più di 11 farmaci al giorno, tra farmaci da prescrizione e farmaci da banco. E sappiamo che poi ogni farmaco ha gli effetti collaterali, però ecco, sappiamo anche che ci sono delle patologie che rispondono fantasticamente al farmaco. E grazie a Dio, ora arriva anche per queste persone che hanno vari problemi di macula, maculazione degenerativa per problemi appunto degli occhi, della vista. Ci sono dei farmaci che stanno entrando sul mercato, che basta che uno prenda questo farmaco, si chiama terapia genica, e si risolve il problema. Cose proprio miracolose, ma veramente straordinario quello che sta arrivando. Però al momento, per quanto riguarda le malattie croniche, la cosa più efficace che esista è un cambiamento di stile di vita. E un cambiamento di stile di vita prevede anche una corretta idratazione dell'organismo. Quindi ecco, cosa vuol dire? Vuol dire bere senza esagerare, naturalmente, e poi le altre cose che sono mantenere il corpo idratato, però altre cose che sono molto sensate, che sappiamo benissimo che non c'è oggi come oggi nel 2024 un benché minimo razionale, ossia una giustificazione sensata per giustificare appunto il fumare, oggi come oggi. Il fumare è una cosa incredibile, impensabile, eppure tanta gente ancora fuma. Oppure l'uso di alcol. Oggi come oggi veramente lo sappiamo i danni. Questo non vuol dire che uno, anche due bicchieri di vino, ma va bene. Però ecco, c'è un equilibrio e c'è un disequilibrio. E quindi ecco, se dovessi dire qual è l'approccio più efficace per aiutare le persone a non diventare un dato statistico e applicare il principio della salute è una scelta, l'approccio principale è proprio quello di innamorarsi di se stessi, quello di volersi veramente bene.
è quello di voler bene alle proprie cellule. Quello di voler bene, perché noi siamo un insieme di cellule, queste 30 trilioni di cellule che ci costituiscono dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, e dobbiamo semplicemente sapere e chiederci che cos'è, di cosa hanno bisogno queste cellule. Tutto qua. Non hanno bisogno di fumo, non hanno bisogno di alcol, non hanno bisogno di tossicità, quindi tossicità, sostanze chimiche, eccetera. Cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di amore al primo posto. Hanno bisogno di acqua. Hanno bisogno di nutrimento. Nutrimento, tanto nutrimento, ma questo non vuol dire grandi quantità di cibo. Cibo ricco di nutrienti, micronutrienti, fitonutrienti, antiossidanti, vitamine, minerali, che lì troviamo queste grandi quantità di nutrimento nei cibi sani, prevalentemente di origine vegetale, ma non solo. Noi siamo onnivori e è sano consumare anche cibi di origine animale, come per esempio del salmone, preferibilmente d'Alaska, che è anche selvaggio e si trova sempre più spesso il salmone selvaggio, oppure comunque il pesce azzurro, sardine, alici, acciughe, sgombro, sarago, ricciola, dentice, San Pietro. Un po' tutti questi pesci qua, e evitando quelli di grande stazza perché concentrano troppo mercurio. Purtroppo gli oceani sono inquinati, quindi siamo in un mondo inquinato e tutti gli inquinamenti vanno a finire poi negli oceani. E quindi l'oceano è inquinato parecchio, sempre di più, e quindi più stanno nel mare e sono predatori e mangiano altri pesci, e più accumulano mercurio. Per questo i meno contaminati da mercurio sono quelli che ho citato, pesci piccoli, acciughe, di nuovo, alici, sardine, che hanno anche questi grassi essenziali Omega 3, che sono particolarmente favorevoli, sani per il sistema anche cardiovascolare. E non solo, per tutto l'organismo, i grassi essenziali Omega 3. Per quanto riguarda l'esercizio fisico, e la domanda come descrive il ruolo dell'esercizio fisico nella manutenzione della salute? Ha un ruolo molto importante e vogliamo che sia qualcosa che svolgiamo praticamente tutti i giorni. Vogliamo essere in movimento. Di nuovo, il segreto per introdurre l'esercizio fisico nel nostro stile di vita è un po' quello di rimanere in movimento e esercitare, usare il corpo. Come per esempio lavorare, come fanno per esempio in Sardegna, l'abbiamo già detto, i super centenari, rimangono attivi, sono sempre in movimento dalla mattina alla sera, lavorano nell'orto con passione, raccolgono bacche o quello che raccolgono, eccetera. E quindi ecco, sono sempre in movimento, fanno le scale, si incontrano in questi gruppi che sono questi paesi, questi villaggi con le salite, le discese. Questo è fare attività costantemente nell'arco della giornata, perché per molti è un po' noioso andare in palestra e fare l'ora intensa, eccetera, che va benissimo per coloro che lo fanno. Per coloro che non lo fanno, o inizi a farlo, o cerchi di
fare più movimento. Devi andare là che sono 700 metri, anziché prendere la macchina, ci vai e ti fai una passeggiata. Invece che fare la spesa su Amazon, che te lo consegnano a casa, vai a fare come fanno a Parigi anche. C'hanno questi, ancora questi bei mercati, sparsi per la città, ci sono anche nelle città italiane, così uno si fa, sono molto belli, anche nelle città italiane, a Parigi, uno si fa anche un giro e prende giusto per il proprio pranzo. Ora uno dice, se non ha nulla a che fare, poi esce, no, ecco, però comunque trovare, creare le motivazioni o i presupposti, sempre non dire proprio i pretesti, le scuse, per uscire e fare movimento. Poi per quanto riguarda proprio l'esercizio fisico, certo che sollevare carichi è importantissimo. La prevenzione migliore all'osteoporosi e la cura migliore all'osteoporosi è la prima cosa in assoluto, fare esercizio fisico. Le ossa, quando resistono a della pressione, diventano forti e non c'è farmaco, è inutile. Magari fantascienza, nel futuro è tutto possibile, per oggi non c'è farmaco che faccia diventare le ossa forti, risolva il problema del calo della massa ossea e densità ossea. E che no, questo è la prima cosa, è l'esercizio fisico, fare pesi anche, e seconda cosa è evitare quei cibi che fanno questo leaching effect, lisciviazione. Gli elementi acidi hanno questo effetto sulle ossa, che vanno a pescare, prelevare particelle di calcio per tamponare il calcio, essendo una sostanza alcalina, la prelevano, prendono il calcio e il calcio viene usato, effetto tampone, per tamponare le aggressioni, gli attacchi, la minaccia della iperacidità, l'acidificazione tissutale, ossia troppe scorie acide nel sangue, nell'organismo, nei tessuti. Ed ecco che l'organismo va a prendere il calcio. Questo è uno dei fenomeni dei sistemi tampone, prendere calcio. Però ecco, la conseguenza è che a furia di prelevare calcio abbiamo l'indebolirsi e l'ammorbidirsi delle ossa, e quindi abbiamo l'osteoporosi. Quindi un'altra cosa è evitare quelle sostanze, ridurre quantomeno quelle sostanze altamente acidificanti. E una delle più acidificanti proprio è purtroppo il latte. Il latte è una sostanza molto acidificante, poi soprattutto il latte quello pastorizzato, omogenizzato, che ha perso tantissimo delle sue proprietà naturali e poi si è scremato anche, ecco che avendo tolto il grasso abbiamo una concentrazione proteica, ed è proprio la caseina, la proteina del latte, che è la parte acidificante, ed ecco che è un concentrato, ed è anche problematica perché per il GF1 e vari meccanismi che aumentano i fattori di crescita, e sono stati quantomeno evidenziati come correlatori, in correlazione, per non dire causa diretta, però una forte correlazione con problematiche di tumori. Queste sono state sollevate da vari ricercatori e scienziati, tra cui T. Colin Campbell, famoso per lo studio molto approfondito, durato tanti anni, chiamato The China Study, e tanti altri, in cui appunto ne parlo anche nei miei libri. E quindi questa è una sostanza che vogliamo evitare,
E anche un'altra sostanza che vogliamo evitare sicuramente sono i dolciumi, sono queste sostanze qua ad alto contenuto, ad alto livello di glicemico, quindi zuccheri, hanno un'azione molto acidificante. E l'azione acidificante è quella che danneggia l'organismo, perché l'organismo, per difendersi, ecco che va a pescare delle sostanze minerali, per esempio alcaline, minerali come può essere il magnesio o il potassio o il calcio, oppure le va a espellere, ed ecco che abbiamo problemi tipo lupus o acne o eczema o psoriasi o malattie di questo tipo, oppure abbiamo il diabete quando queste scorie vengono riversate nel pancreas, oppure abbiamo problemi a livello cardiovascolare, quando queste acidità, ecco che vanno a depositarsi nei tessuti endoteliali dell'endotelio, e questo va a creare, contribuisce alla aterosclerosi, l'indurimento delle arterie, oppure ecco una componente anche l'acidità nelle varie formazioni neoplastiche, che come ne parlava già il Otto Warburg, il grande scienziato premio Nobel per la medicina, Otto Warburg, il grande scienziato tedesco che ha per primo proprio evidenziato un ruolo molto acidificante e cancerogeno di sostanze che vengono private di ossigeno, e la privazione di ossigeno avviene a causa della acidificazione. Se noi un tessuto, dei tessuti scarsamente ossigenati, sono dei tessuti acidi. Quindi in un ambiente scarsamente ossigenato è un ambiente acido, un ambiente invece abbondantemente ben ossigenato è un ambiente alcalino, e l'alcalinità è sinonimo, con buon senso naturalmente, senza esagerare, è sinonimo di salute, di benessere, anche perché l'organismo per sua natura è alcalino, l'essere umano nasce alcalino. Nell'arco della vita ecco che molti passano a un processo di continua acidificazione, ed ecco che si accumulano le malattie. E uno dice, no, è l'età. E non è l'età. Sì, le malattie croniche sono un riflesso, un sintomo, una conseguenza dell'età. Ma non ha senso questo. Come abbiamo detto, ci sono supercentenari che malattie croniche non ne hanno. Le malattie croniche non sono un risultato, frutto, un effetto dell'età, sono effetto delle cause delle malattie croniche, che abbiamo già detto prima quali sono: l'infiammazione cronica, acidificazione sistemica, stress ossidativo, insulino resistenza. Con l'approccio che abbiamo parlato fino adesso, ecco che queste cause vengono meno. Come il libro affronta il tema della gestione dello stress? Questa prendiamo come ultima domanda. E ora non mi ricordo esattamente se nel libro ne parlo della gestione dello stress, ma è una domanda molto, molto importante, e ne parliamo in questi ultimi pochi minuti che rimangono, perché è molto rilevante, perché lo stress poi innesca tutta una serie di meccanismi che danneggiano l'organismo, il benessere, la salute, l'energia nostra, ed ecco che proprio è un effetto a catena negativo. Lo stress vogliamo vederlo per ciò che veramente non è in termini assoluti. Lo stesso evento può essere fonte di stress per una persona, può essere fonte di divertimento, di
gioia anche, per esempio, se è una grande onda alta alta, una persona che ama le onde alte, ecco, più grande l'onda, più si diverte. Per esempio, un surfista, più grande l'onda, però un'altra persona che non ha questo atteggiamento, questa mentalità, ecco che è lo stesso, una grande audience. Essere, fare public speaking, parlare in pubblico di fronte a una platea di 10.000 persone, può essere estremamente fonte di stress per un relatore, può essere assolutamente fonte di gioia, passione, amore, entusiasmo, divertimento per un altro relatore. Quindi è funzione al 100%, di detta in maniera semplice, di quello che noi pensiamo in merito all'evento, che poi diventa, lo vediamo e lo viviamo come stressante o meno. Non ha a che fare con l'evento, le situazioni, le circostanze, ha tutto, dico 100%, a che fare con il nostro pensiero, detta in maniera semplice. Perché le parole sono queste, però non so quanti di voi siano in grado di veramente riconoscere che è solo un pensiero e trattarlo come tale. È la difficoltà, è trattare il pensiero come tale, perché viene scambiato come realtà. No, ma non è un pensiero, è la realtà. Ecco che non siamo ancora riusciti a separarci, riconoscere la natura del pensiero. Quando riconosciamo la natura del pensiero, questi pensieri non sono più fonte di stress. E questo richiede un po' di coaching, di cui mi occupo, e quindi un po' di formazione in questo senso, per supportare, assistere le persone a fare questo cambiamento e riconoscere i tranelli che tende il proprio pensiero, come il proprio pensiero sia un trickster, ossia tipo un po' un mago che ci fa questi scherzetti. Infatti c'è una bellissima frase di David Bohm, il grande fisico di fisica quantistica, che dice: il pensiero crea il nostro mondo, crea proprio il proprio mondo, il tuo mondo, la tua realtà. Però poi dice: non sono stato io. Bella frase. Ossia, quando generalmente la persona, se non ha imparato a riconoscerlo il pensiero, non lo vede come pensiero, pensa: no, è mia suocera, no, è il lavoro, no, è il mio boss, no, è questo, quell'altro evento, perché non lo riconosciamo. Ma non è mai la suocera, lo so che a volte ci possono essere delle eccezioni, sto scherzando, non ci sono le eccezioni, non possono esserci, sto solo scherzando. È sempre comunque funzione del nostro pensiero. E magari anche la suocera, più suocera, la possiamo vedere e esperire e vivere in maniera totalmente non come fonte di stress. E mi fermo qua. Miei cari, è stato un piacere stare qua con voi. Vi vedo che c'è un'altra domanda. Prendiamo anche questa al volo. Cosa ne pensa del digiuno intermittente e come si fa? Puoi dare un consiglio? Digiuno intermittente è una pratica eccezionale. È una pratica che già Pitagora la praticava Aristotele praticava Platone ha una bella frase che dice: pratico il digiuno per una maggiore efficienza fisica e mentale. Quindi il digiuno intermittente vuol dire digiunare con intermittenza. E questo è ottimo, perché riduciamo il numero dei pasti, la frequenza dei pasti, e riduciamo le volte in cui facciamo alzare la glicemia e conseguentemente l'insulina. Tutte le volte che si alza la glicemia e l'insulina,
ecco che creiamo problematiche quando è notevole, soprattutto quando gli sbalzi sono notevoli. Ecco che creiamo un ambiente favorevole, fertile per il danno, per essere danneggiato. Ovviamente non è che uno, no, ecco, che si mangi in maniera appunto sana, come ne parlo della salute, è una scelta, ossia tenendo presente che l'alimento che vuole essere il più abbondante è la verdura, sono le verdure. Infatti in inglese dico mostly plants. Con due parole dico proprio, parlo proprio, condenso qual è la dieta migliore che vogliamo seguire noi esseri umani. Mostly plants, ossia in grande misura per la maggior parte alimenti di origine vegetale, perché questi ecco che non, innanzitutto sono fibra, non fanno schizzare la glicemia né tantomeno l'insulina e tengono il sistema giusto. Però ecco anche i grassi, però i grassi non possiamo soltanto mangiare grassi naturalmente, quindi sono fibra, grassi, fibra sono le verdure, ma non è che ora mangio solo le fibre, no, perché le verdure ci portano quell'abbondanza di nutrimento, di fitonutrienti, di alimenti antiossidanti, di vitamine, minerali, eccetera. Quindi ne abbiamo bisogno e non li vogliamo prendere come integratori, perché anche lì c'è da parlarne, ne parleremo in un altro appuntamento. E quindi il digiuno intermittente però attiva anche i benefici straordinari dell'autofagia durante le ore di digiuno. Generalmente vogliamo digiunare, magari iniziamo con 12 ore, quindi 12 ore la finestra alimentare, 12 ore il periodo di digiuno e poi piano piano ampliamo il periodo di digiuno e riduciamo la finestra alimentare o calorica. E quindi anziché mangiare per 12 ore, abbiamo una finestra di 10 ore, poi 8 ore, 8 ore. 6 ore magari anche, e poi arrivare addirittura anche chi vuole anche a 4 ore. Quindi se io riduco tutto il mio apporto calorico a 4 ore, vuol dire che faccio un digiuno di 20 ore. Però già comunque 18 ore o 16, il cosiddetto, il più classico, il più diffuso, che ha il giusto equilibrio benefici e libertà, è il 16-8. Quindi 16 ore di digiuno, 8 ore la finestra alimentare. Cosa vuol dire 8 ore la finestra alimentare? Vuol dire che se io mi sveglio alle 8, 9, 10, ecco, facciamo, mi sveglio alle 8 del mattino, faccio un po' di esercizio fisico, mi idrato, faccio un po' di meditazione, un po' di yoga, no, yoga, non che uno lo debba fare, però sono cose, un po' di lettura, questo è quello che faccio io, ecco. E poi il primo pasto lo facciamo alle 10. Vogliamo chiudere la finestra entro 8 ore, quindi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Poi è chiaro, ecco, dalle 10 alle 18. Quindi sono dalle 10 alle 18, sono 8 ore e facciamo 16 ore di digiuno. 8 ore la finestra alimentare. Cosa vuol dire? Vuol dire che alle 10 faccio colazione, poi a mezzogiorno, l'una alle 2, magari un lunch. E poi alla sera, verso le 17-18, faccio l'ultima cena della giornata. Oppure, ecco, ridurlo 6 ore. Quindi uno fa da mezzogiorno alle 18, dalle 12 alle ore 18. Sono 6 ore. Vuol dire che digiuno per 18 ore. In 18 ore attivo notevolmente il processo di autofagia. L'autofagia è un miracolo. Proprio come processo, infatti, chi lo ha spiegato, definito, riconosciuto questo meccanismo che avviene nell'organismo ha vinto il premio Nobel alcuni anni fa, il giapponese Ozumi, che proprio ha illustrato chiaramente proprio come questo meccanismo permetta il rinnovo, la rigenerazione, la ricostruzione cellulare dei tessuti e l'eliminazione
dei mitocondri, le strutture mitocondriali vecchie, disfunzionali, da essere rinnovate, o comunque tutto quel materiale proteico da rottamare, rottami proteici che vengono divorati, per questo autofagia, che è un po' una sorta di autocannibalismo, però è intelligente l'organismo, non va a consumare le cellule sane, ma quelle che hanno bisogno di essere rinnovate, ricostruite, e le usa ai fini energetici e proprio ai fini proprio di ricreare nuovi mitocondri, che sono le centrali energetiche. E quindi abbiamo praticamente un organismo nuovo. Poi, tra l'altro, il grande scienziato americano-italiano, di origine italiana, Walter Longo, ha dimostrato che anche bastano 72 ore di digiuno, quindi non è proprio intermittente, ma è prolungato di 3 giorni, sono sufficienti per rigenerare l'intero sistema immunitario. Straordinario. Su questa nota, miei cari, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e saluti al mistero della vita. Thank you.